macerie invece delle piante. Questi che vedete è una fotografia degli stomi. Gli stomi sono gli opercoli attraverso i quali le foglie lasciano passare il vapore e lasciano passare anche l'anidride carbonica in senso contrario, e quindi in qualche modo nelle piante il fenomeno di fotosintesi e il fenomeno di traspirazione sono contemporanei. In realtà, se prendiamo la pianta, possiamo distinguere tre fasi o tre parti del fenomeno traspirativo. Una parte è l'acquisizione dell'acqua da parte delle radici. Una parte è il trasferimento dell'acqua, o meglio dei soluti, nel tronco, e l'altra è la liberazione del vapore sulle foglie. Questa è vista meglio. Sicuramente la Maria Giulia Cantiani vi ha parlato di questi fenomeni, e sapete che le piante hanno una sorta di apparato vascolare, anzi ne hanno un duplice apparato vascolare, che si chiama xilema e floema. In particolare qui per l'evaporazione noi siamo interessati alla parte di xilema, perché la parte di xilema è quella parte di struttura vascolare. In realtà alcune piante hanno proprio dei veri e propri vasi. La struttura vascolare delle piante è che porta l'acqua dalle radici fino alle foglie. Via via c'è una differenza sostanziale tra l'altro tra la struttura vascolare delle piante e il suolo, che prima non ho ribadito quando parlavo dei suoli. I suoli sono sostanzialmente un mezzo random, cioè la distribuzione dei pori è dovuta all'impacchettamento delle particelle o all'aggregazione delle particelle, e la struttura dei meati in tre dimensioni è molto variabile. Non è che si può distinguere facilmente un poro con un diametro lungo metri, anche se ci sono queste cose che si chiamano macropori. Qui invece la struttura dello xilema e dello floema segue la struttura della pianta, e quindi non è casuale. Certo è delle dimensioni che sono diverse nelle radici, nel tronco e nelle foglie, e in alcuni casi sulle foglie si arriva a parlare di dimensioni di apertura che sono dell'ordine dei nanometri, di 10 nanometri, molto piccole. Un nanometro è 10 alla meno 9 metri, un atomo di idrogeno è 10 alla meno 10 metri. 10 nanometri sono 100 atomi, tanto per dire le grandezze che sono in gioco. Dall'altra parte c'è anche il floema è quella parte della circolazione delle piante, ma di questo vi ha parlato sicuramente la mia collega, che trasporta viceversa l'acqua e i soluti, le sostanze nutrienti, dalla foglia, che è il punto in cui la fotosintesi produce per esempio i carboidrati, nelle parti in cui c'è bisogno di questi carboidrati, cioè per esempio nei frutti o nelle radici. E tra l'altro c'è da capire come l'acqua può andare sia in su che poi anche in giù. Comunque noi, per tenerla semplice, qui ci occupiamo solo dell'acqua che va in su. Lo xilema non è propriamente una struttura vascolare come la immaginiamo, come per esempio può essere le vene del nostro sangue, no? Le vene o le arterie, ma sono più che altro una sequenza di cellule morte molto allungate, con dei setti che separano le varie cellule, e un percorso non banale, nel senso che si presume che questa struttura che si è evoluta con l'evoluzione delle piante abbia anche degli altri scopi di cui vi parlo quando tra un paio di slide.
Beh, intanto appunto la prima questione è le piante non hanno mica il cuore per pompare l'acqua. Come fanno a pompare l'acqua? La risposta che ci si è dati nel corso del tempo è che il modo in cui le piante pompano l'acqua è quello di usare la differenza di pressione che c'è, di pressione parziale che c'è tra il vapore, la concentrazione di vapore in atmosfera e la concentrazione di vapore che sostanzialmente c'è nel suolo, o se volete nelle radici. E i motori sono forze capillari o forze osmotiche. Forze capillari che dipendono dalla dimensione dei vasi. Prima vi ho mostrato che si parla di addirittura nanometri, decine di nanometri, cioè tubi capillari molto piccoli che quindi creano grandi differenze di pressione. La teoria che cioè quali differenze di pressione si vengono a generare? Qual è in Pascal, quant'è un'atmosfera? 100.000 Pascal, un ettopascal. Allora, qui in un suolo quali sono le pressioni negative che si vengono a generare? Un megapascal. Se vogliamo montare, ok. Le pressioni a cui sono sottoposte, la differenza di pressione a cui sono sottoposte, l'acqua delle piante è dell'ordine delle decine di megapascali, quindi 30-40 atmosfere. Se guardate un po' questo grafico che è tratto da una review recentissima del 2016, anche se l'articolo è del molto vecchio, del 1965, si parla in alcuni casi di 80 atmosfere, di 90-100 atmosfere, in alcuni casi comunque di 30, mediamente di 30-40 megapascali di differenza. Cosa significa 30-40 megapascali? Secondo voi si può mantenere un flusso con queste pressioni negative? Che cosa dovrebbe succedere? Prendo l'acqua, faccio un capillare sottilissimo in cui l'acqua è in tensione. Siamo molto al di sotto, cioè per capire, no, se un'atmosfera è 0.1 megapascal, qui stiamo parlando di una roba 100, 200, 300 volte più grande. Quindi l'acqua è tirata, è in tensione. Quando l'acqua è in tensione, cioè la pressione all'interno dell'acqua, l'energia diciamo all'interno dell'acqua è tale per cui si è sotto alle pressioni della tensione di vapore, che cosa succede? Si dovrebbe essere cavitazione. Invece nelle piante la cavitazione non avviene, ma viene recuperata. Per cui questo, la teoria diciamo di funzionamento delle piante è che appunto le piante riescono a sopportare grandissime tensioni di vapore dell'ordine di quelle che vi ho già accennato e mantenendo il flusso in uno stato dell'acqua che è metà stabile, perché in quello stato lì l'acqua dovrebbe cavitare, dovrebbe fare degli emboli e niente dovrebbe succedere, e niente dovrebbe muoversi. Per cui per molto tempo questa teoria che si chiama cohesion tension, perché l'acqua ha questa tensione, perché è una molecola polare, quindi si formano queste catene polari in cui gli atomi di ossigeno si attaccano agli atomi di idrogeno, e questa tensione può essere molto resistente. Il limite teorico vi parla di questa forza elettrostatica essere dell'ordine dei 100 megapascal, però in natura se ne vede di meno. E quindi tutto funziona in questo modo. Questa teoria è stata posta in dubbio da
diciamo una ventina di anni fa, poi una serie di esperimenti in laboratorio, tipo anche questi che vedete, fatti con camere come questi che vedete qua, hanno riportato l'idea che comunque la teoria della tensione e coesione può funzionare. E funziona. Quindi le piante aspirano perché si formano queste grandi differenze di pressione e hanno dei meccanismi non ancora completamente compresi per cui si evita la formazione di emoli di cavitazione. Per esempio, quando vi dicevo prima che lo xilema non è semplicemente un tubo, ma l'accostamento di celle, no? Ci sono varie, se noi guardiamo lo xilema in una sezione, può essere composto da 2 o 3 cellule xilematiche che comunicano l'una con l'altra. Qui per esempio si può formare un embolo in una, ma il flusso, sia pure ridotto, si mantiene dall'altra parte. Poi ci sono dei meccanismi legati anche ai contenuti di osmotici, quindi alle quantità di varie sostanze che possono venire che vengono iniettate, che permettono di recuperare anche questi stati di cavitazione. Naturalmente tutto parte dalle foglie. Questo è una foto tratta da Ziegler, che è una foglia, vedete in alto, vedete la foglia, è stato tagliato un pezzettino e qui vedete una sezione. Vedete alcuni aspetti importanti che poi andremo anche a recuperare, cioè per esempio qui gli stomi sono sulla parte inferiore delle foglie. Non tutte le foglie hanno gli stomi solo sulla parte inferiore, ci sono foglie che hanno gli stomi sia sulla parte inferiore che sulla parte superiore. Però questo è un caso più raro. Qui dentro, per esempio qui nel vapore, fuori dall'atmosfera, abbiamo una pressione di vapore che è dell'ordine di supponiamo 100 megapascali. Qui dentro che pressione di vapore abbiamo? Beh, possiamo andare a vedere come nel dettaglio come l'acqua si muove, possiamo avere queste pressioni che sono comunque di meno 30 per esempio, meno 40 megapascale, e qui avviene quindi un flusso di vapore dovuto alla differenza di concentrazione di vapore. Questa domanda fa sì che poi tutto il resto del sistema funzioni e in seguito, e cioè viene dalla foglia, sì, tutto viene tirato fuori dalla foglia e tutto si muove di conseguenza fino sulle radici. Questi stomi peraltro rimangono aperti anche perché dentro qui c'è una bassa concentrazione di CO2 rispetto alla concentrazione che c'è in atmosfera, quindi c'è un flusso di CO2 dall'atmosfera all'interno della foglia, e questa CO2 insieme all'acqua e insieme all'energia fornita dalla radiazione serve per produrre carboidrati. Idrogeno, ossigeno e carbonio, più altre, un po' di altre sostanze che servono opportunamente, ma quindi contemporaneamente si traspira e si fa la fotosintesi. La pianta dovrebbe massimizzare dal punto di vista evolutivo la produzione di carboidrati, cioè quindi la sua crescita. Allo stesso tempo non può perdere, se tiene gli stomi aperti, non deve perdere troppa acqua. C'è quindi un equilibrio fra i due processi, l'assimilazione di CO2 e la traspirazione. D'altra parte deve perdere anche acqua sufficiente perché di fronte ad uno stimolo radiativo molto forte la pianta tende a scaldarsi, e voi sapete che le piante, la fotosintesi funziona su due categorie, diciamo, una sono le piante C3, le altre sono le piante C4. Le piante C3 funzionano attorno ai 25 gradi, le piante
adesso mi sbaglio con le temperature, comunque diciamo le C4 producono una temperatura più alta e le C3 hanno una temperatura ottimale più bassa, comunque hanno la fotosintesi ha un funzionamento ottimale attorno ad un intervallo di temperatura. Quindi se la pianta è troppo fredda o troppo calda, anche comunque la fotosintesi non funziona bene. Deve anche mantenere, per quanto possibile, la temperatura nelle condizioni più ottimali possibili. Quindi, per esempio, in funzione di una domanda di una forzata radiativa molto forte, la pianta deve rispondere per forza evaporando per mantenere bassa la temperatura. E comunque il 90% dell'acqua evaporata serve a mantenere la temperatura bassa della pianta e della foglia. Che regolano tutto quanto sono questi opercoli che sono gli stomi che hanno due cellule guardiane in cui a seconda delle esigenze vengono pompate dentro degli ioni di potassio. Quando vengono pompati dentro questi ioni le cellule si rigonfiano e quindi lasciano più aperto l'opercolo. Durante la notte, quando per esempio non c'è la radiazione, questi opercoli tendono a chiudersi e quindi non c'è traspirazione o non c'è o quasi traspirazione. Anche qui, in questo caso, bisogna mettere in atto vari fenomeni, vari meccanismi fisiologici della pianta in cui queste cose funzionano rispondendo agli stimoli ambientali che sono temperatura, radiazione, disponibilità di acqua. E direi che intanto possiamo fare la pausa qui.